chiusura sulla parità per la borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 28.036,22 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100, che si ferma a 8.328,48 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nikkei 225, meno 0,53%. In denaro l'indice cinese, più 0,7%. All'insegna della prudenza il bilancio nel vecchio continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Composta Francoforte, che cresce di un modesto più 0,22%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%, Parigi è stabile, riportando un moderato più 0,12%. Apprezzabile rialzo, più 1,52%, a Milano per il comparto telecomunicazioni. Brilla Invit, che passa di mano con un aumento del 2,56%. È previsto venerdì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle scorte di petrolio. Giovedì è in programma il dato sul PIL Fed sempre degli Stati Uniti,